Buongiorno a tutti, mi chiamo Maria Grazia Pozzali, sono un'insegnante di filosofia e storia e sono referente del progetto ESAVAC. In che cosa consiste questo progetto? Questo progetto è un corso di eccellenza che viene realizzato in alcuni licei linguistici, anche nel nostro istituto, e consiste nel conseguimento di un doppio diploma, il diploma di maturità linguistico italiano naturalmente e il diploma di maturità francese, le baccalauréat. Qual è il vantaggio di questo doppio diploma? Il vantaggio è rappresentato dal fatto che chi consegue anche il baccalauréat è considerato a tutti gli effetti uno studente francese. Dunque, qualora andasse in un paese francofono, che la Francia, ma anche per dire il Canada, qualunque altro paese in cui si parla la lingua francese, verrà considerato alla stregua di uno studente francese. Perciò, se non ci sono test d'ingresso per gli studenti francesi, anche lui non dovrà fare il test d'ingresso. Un esempio pratico, in Francia la facoltà di medicina non prevede il test d'ingresso, dunque un nostro studente che conseguisse il baccalaureato può accedere alla facoltà di medicina senza fare alcun test d'ingresso. Non solo, ma godrà di tutte le agevolazioni di cui godono gli studenti francesi, per cui un'assistenza durante il corso di studi, la possibilità di trovare anche un lavoro per potersi mantenere, agevolazioni per quello che riguarda l'alloggio, dunque tutta una serie di condizioni favorevoli che lo metteranno al pari di uno studente francese. Tutto questo è possibile solo ovviamente se si studia la lingua francese. Lingua francese che oggi forse viene un pochettino svalorizzata per l'emergere di altre lingue, ma in realtà, soprattutto in Piemonte, è una lingua ancora estremamente importante. Non dobbiamo dimenticare che il secondo partner commerciale dell'Italia è la Francia e per quello che riguarda il Piemonte è il primo partner commerciale. Per cui conseguire questo diploma, conoscere la lingua francese, è sicuramente un valore in più che si acquista nel corso dei propri studi liceali. Volevo ancora aggiungere, spiegare insomma come si svolge questo corso. Allora, questo corso inizia dalla prima, nel senso che lo studio della lingua francese inizia dalla prima liceo, ma poi si specializza come corso ESAVAC nell'arco del triennio. Perché accanto alle ore di lingua e letteratura francese ci saranno le ore di storia in francese, per cui affronteremo la storia con la metodologia francese e seguendo il programma che l'ambasciata francese ha fornito all'ambasciata italiana. Infatti c'è un concordato, diciamo, tra l'ambasciata italiana e l'ambasciata francese proprio su questo corso di studi. La scansione temporale è un po' diversa da quella italiana perché i francesi si concentrano molto di più sulla storia contemporanea, per dire la seconda guerra mondiale la si fa già in quarta liceo, per cui ci si avvicina veramente ai giorni nostri. Ma poi cambia soprattutto la metodologia, perché non è semplicemente uno studio manualistico, ma è un'analisi dei documenti. Il documento è tutto ciò che ha qualche cosa da dire, per cui è il libro, ma è anche il documento iconografico, è anche un manifesto, è anche una vignetta. I francesi amano moltissimo la satira e dunque la storia di Chateaubriand la dice lunga sull'importanza che i francesi attribuiscono alla satira. E dunque faremo la storia secondo questa metodologia completamente innovativa rispetto alla storia italiana, senza dimenticare ovviamente le linee importanti della storia italiana. Spero di essere stata sufficientemente chiara e spero soprattutto di aver diciamo, generato la curiosità per questo corso di studi e aver soprattutto sottolineato tutti i vantaggi che il conseguimento di questo doppio diploma può costituire per la carriera personale e per gli sbocchi lavorativi.